passaggio importante, ma è sempre, come sta avvenendo in questi ultimi giorni, un passaggio emozionale che ti fa capire quanto sia importante essere il sindaco di questa città, che ti fa capire quale responsabilità si assume un sindaco di questa città, ma nello stesso tempo è un passaggio anche formale che la città deve vivere e che abbiamo vissuto stamattina insieme a voi. Noi faremo sicuramente come gruppo di persone che in qualche modo da questa giornata in modo ufficiale prendono le redini anche economiche di questa amministrazione, faremo presto una conferenza stampa dove vi diremo e diremo alla città le condizioni economiche, la situazione estremamente dettagliata di tutto ciò che debito, non debito e tutto ciò che in qualche modo è la risorsa. Di risorse ce ne sono pochissime, anzi non ce ne sono, c'è ancora una situazione molto equilibrata che dovremo tenere a bada in questi prossimi 5 anni, di modo che non si debbano avere risultanze negative per la città. In questi 7 giorni, 10 giorni dalla mia proclamazione ho vissuto nelle stanze di questo municipio una vitalità e una grande voglia di lavoro, di lavorare, di impegno da parte dei dirigenti, da parte di tutti i funzionari, da parte di tutti gli impiegati. C'è un clima di grande entusiasmo, c'è voglia di lavorare e ritengo che questa cosa sia estremamente positiva. La squadra di governo arriverà al massimo il giorno 18, ma io spero di poterla anche presentare alla stampa e alla cittadinanza anche prima, anche perché le mansioni e le funzioni sono tantissime, in questi giorni sono da solo ad assumermi tutte le responsabilità, per cui voglio al più presto condividerle con la squadra. Il confronto è sempre ricchezza. La possibilità di confrontarsi per definire delle linee sempre più strategiche, migliorative, e non fanno parte della politica e sono sempre migliorative. Ovviamente il sindaco di una coalizione che si appresta ad amministrare dopo 14 anni vuole che questo clima sia un clima di grande collaborazione e non venga scalfito da alcuna situazione particolare. L'emergenza ambientale è un'emergenza purtroppo annosa, non è che una cosa che non conoscevamo. Certo, non si può risolvere nel giro di qualche giorno, sono problematiche che non si risolvono da decenni, però abbiamo fatto dei passaggi col CORAP, abbiamo fatto in modo che si possa bypassare da un depuratore all'altro ciò che in qualche modo non si riesce a contenere, per cui stiamo cercando di mantenere sotto controllo questa situazione subivona che è importantissima sul nostro mare, che deve essere sicuramente gestita però in modo prioritario, ma nello stesso tempo anche efficientando ciò che sono i sistemi, ma questo non si può fare nel giro di 10 giorni, questo non lo possiamo pensare né da pensare. Ritengo che questa cosa sia una cosa prioritaria, anche perché se vogliamo fare turismo sulle nostre coste sia una cosa da risolvere più presto, ma speriamo invece di poterla risolvere in modo estremamente permanente per la prossima estate.